Che cavolo. Vabbè, ho perso un Dodrio e un bel po' di Pokéball. Allora, dove siamo? Scusate, ma voglio un altro Rapidash. Ora, non so neanche di che colore è il Rapidash Shiny. Davvero, vorrei saperlo, le forme Shiny. No, vabbè. Ecco, vedete? Rapidash l'ho catturato in mezzo secondo. Alla seconda Pokéball, perché la prima l'ho lanciata malissimo. Invece Dodrio no, ne ho lanciate quante? 5? No, 1, 2, 3. Sì, 5 ne ho lanciate. Charizard al 48. Ok. Mamma mia, bellissimo Rapidash, davvero bello. Però io ho già il mio tipo fuoco, che è fortissimo. Allora. No. Ok. Scusate, devo controllare. Ah, comunque, per curiosità ho guardato e quando vedete un Pokémon Shiny, mi sono... Un attimo, c'è un avviso, se perdi le staffe non lanciare il gioco, piuttosto lancia un paio di Pokémon. Questo mi sta a riferimento a Pokémon Go. Perché ci sono delle persone a Pokémon Go che quando persero le staffe a catturare dei Pokémon rari lanciavano il telefono. È bellissimo. Devo fare uno screenshot di questo. Devo fare uno screenshot, è bellissimo. Dodrio, fermo lì dove sei. Sei una femmina. Scusate, ma devo catturarlo questo Dodrio. Mi dispiace, devo catturare un Dodrio in vita mia, dai. Uno devo catturarlo. Non voglio neanche usare la Master Ball. La Master Ball è già prenotata. Oh, a che livello sei? Mi sa al 36 anche te. Oh, finalmente! Millenni per catturare un Dodrio, eh. Allora, 800, vai. 48. Allora, Snorlax devo dargli un po' di esperienza in più. Oh, Dodrio, finalmente, il Pokémon tre uccello. Faccio un Dodrio. Io sono a posto, riposo. Perfetto. Allora, qui c'è roba. Una pepita, bene. Qui c'è Weeping Bell. Bene. Qua c'è roba. Perfetto, una baccabana. Qua ci sono un sacco di bacche. La pacca, no, è qui. Sono certo che sia qui, dai. Ah, no, è qua in questo punto. Dov'è? Oh, ah, no, era dall'altra parte, ok. Bacca argentea. Ok, direi. Vediamo un attimo, come siamo messi. Perfetto. Allora, devo allenare un po' Snorlax per dargli un po' di esperienza. E devo allenare come si chiama? Devo allenare anche il coso. Però, allora, le caramelle rare se ne trovo, voglio darle solo a Dragonair. Purtroppo solo a lei, a lui, perché servono troppo a lui. Allora, lancio fiamme e ciao ciao. Perfetto, 500. E via. Vada. Vada, signorita. Allora. Ok, stavo pensando. Oh mio Dio, qua si trova Exeggutor. Ok, qui c'è Iversen, sei cattivo. Dimmi. No, super bellente. Vabbè, no, può essere utile, può essere utile. Se non voglio incontrare Pokémon. Vulpix. Bene. Allora, dicevo. Allora, devo allenare un po' Snorlax, perché deve essere al 48 anche lui. Però l'unico problema è Dragonair. Dragonair deve essere per forza, a un livello pari agli altri. Quindi devo allenare anche lui. Vorrei usare le... Dragonair. Vorrei usare le bacca... le bacca, le caramelle rare. Ma l'unico problema è che mi servono. Quindi...
devo tenerle, per adesso devo andare con i livelli e basta. Ok, perché, ripeto, se siete a metà dei punti esperienza della barra... Ok, abbastanza. Se siete a metà della barra dei punti esperienza, fatelo salire di livello e poi dateli la caramella, perché sennò è davvero sprecata la caramella. Davvero sprecata. Io da piccolo pensavo che... Intanto... Dai. Io da piccolo pensavo che le caramelle rare facessero aumentare solo di un livello e basta. Cioè, la barra era sempre quella. Ma in realtà no. Vi fa acquisire tanta esperienza per farvi salire di livello la caramella rara. Quindi, sì. Non è che vi fa saltare proprio il livello. Vi dà tanta esperienza per farvi salire di livello. Però l'esperienza poi ricomincia da zero a livello... Se io l'avessi usata a livello 40, ero a metà della barra, anzi ero alla fine della barra, per salire a 41, faccio fiamme, avrei dovuto ricominciare con la barra da capo. Quindi sì, non serve quasi a niente. Malvoglia. Vai, lancio fiamme. Non serve a niente la caramella rara usata alla fine della barra di esperienza. Deve essere usata all'inizio, proprio ora, ad esempio. Starmie. Pikachu. No. Lui. Lo so, Starmie può essere tipo psico. Però devo dare un po' di esperienza a Venusaur. Poi c'ho la mia combo. La mia combo perfetta. Sonnifero. Evita la parte ovviamente. Vai. Sonnifero. Si è addormentato bene. Ora. Foglie lama. Vai. Voilà. Ve l'ho detto. Brutto colpo addirittura. Mi sembrava anche strano che avesse fatto un colpo talmente forte. Ninetales. Allora, vi ho già parlato di Pikachu stavolta. Vi ho già parlato di Vulpix. Buon Pokémon? No, non ve ne ho parlato. Se non ve ne ho parlato ve ne parlo ora. Vulpix, buon Pokémon. Ninetales, bellissimo. Bello e forte, soprattutto forte. Ok. Mosser tipo psico, spettro. Allora, psico, spettro. Fuoco, vabbè, ho di ragioni. E indovinate da chi è ispirato. Proprio. Ma indovinate da chi? Esatto. Allora, 690, perfetto. E via. Andiamo avanti. Secondo, prima che batto quell'allenatrice, ecco la baccavana. Allora, sfidami. Ok, siamo quasi a un'ora. Quindi sì, avrò diviso, mi sa forse al Dodrio. Forse mi sa che avrò diviso al Dodrio, perché al primo Dodrio che ho trovato. Perché contro il coso continuavo a parlare. Allora, surf e addio il primo. Dai su, mandami tipo poco e basta, ti prego bambina. A parte da poca esperienza. Wigglytuff, cavolo. Mostro tipo drago, no. Snorlax. Facciata, addio. Vai, ora, davvero, io sto pensando di sostituire Snorlax, questo Snorlax con l'altro. Forse avrei dovuto prenderli entrambi in un episodio. Forse avrei dovuto. Non lo so. Però davvero, non so davvero cosa fare. Perché se prendo quell'altro che aumenta la difesa al posto dell'attacco speciale, no, della velocità, scusate, dovrei spendere altre caramelle. E vai dragone. Dovrei spendere altre caramelle per pomparlo. Quindi sì, abbastanza roba dovrei fare. Poi ricaricare il suo livello. Quindi sarebbe a livello 34. Quindi sotto con gli allenamenti totali. E alla fine davvero non ce la farei in tempo a riportarlo a livello standard di questo Snorlax. Non ce la farei proprio. Ah, è usato classe seme. Come ti permetti lanciafiamme? Davvero. Mi devo tenere questo Snorlax e basta. Il mio difensore speciale sarà lui. Ah, io volevo tanto un tank misto. E quell'altro mi sa che era un tank misto.
quindi sì. Vabbè, non importa. Allora, qui persone e Pokémon passeggiano insieme. Perfetto. E adesso mi sa che abbiamo finito. Aspetta, qua c'è qualcosa. 3 baccalampon argentate, bene. Allora, di qua niente, niente, ok. Qua si può trovare nell'acqua Magikarp, Tentacool e Tentacruel. Oh, siamo qua in un'ora? Mamma mia. Passeggiata Pokémon insieme ai Pokémon. Passo, passo. Allora, qua c'è roba. Ovviamente faccio anche gli allenatori, farò tutto questo percorso. Te che mi dici? I Pokémon di Fuxiapoli crescono grazie all'aiuto di tutti gli abitanti della città. O almeno così c'è scritto nella guida turistica. Ok. Allora, possiamo andare avanti. E qua dovrebbero esserci 3 allenatori, se ho calcolato bene. Allora, 1, 2 e 3 in basso. Allora, ho dimenticato di levare fulmine. Anzi, di mettere fulmine, perché questi indovinate cosa sono. Esatto, sono avicoltori. Hero. Ah, perché poi sto anche finendo le mosse, quindi sì. Davvero, quando mi si evolverà in coso, leverò assolutamente Surf, forse. Vedrò. Vedrò se levare Surf, ma di sicuro. Ecco, mamma mia. Io odio Hero, lo odio. Perché? Allora, di mossa di tipo elettro a Dragonite devo dargli non fulmine, ma tuono pugno. Perché davvero, tuono pugno fa danni. Ora vabbè, fulmine speciale fa ancora di più, fa 90 di danno in confronto agli 80. Però visto che si evolve e Dragonite ha una forza fisica, mi sa che dovrò dargli il torio. Nel senso, quando Dragonite si evolve dovrebbe acquisire più forza fisica che forza d'attacco. Forza d'attacco speciale, quindi sì. Comunque cioè, guardate, Pikachu scioglie i mondi, scioglie ora. Per questo in parte non lo uso, perché davvero, se no, se lo usassi davvero, guadagnerebbe solo lui l'esperienza e basta. Allora, revitalizzante per l'ennesima volta. Quanti ne ho usati in questo episodio? Allora, 2, 3, 4, 5 mi sa che ne ho usati di revitalizzanti. No, 4, perché ne avevo 20, mi sa. Ok. Curiamo anche Pikachu. E curiamo anche Venusaur. Allora, fulmine, fulmine, giravita, fulmine. Che purtroppo questo coso non può imparare ancora Tuono Pugno perché non ha le braccia. Allora, Surf. Facciata, dai, tanto facciata non la uso. Ok, tutte mosse speciali. Allora, esatto, qua ci sono solo Pokémon volante. Doveva esserci Slugma. Slugma, sì. Ma questo era nella versione oro e argento. Comunque cavolo, 2 Dugtrio? Dugtrio, Dugtrio. 2 Dugtrio? Cioè, 2 di fila, Pidgeot, aglio. Allora, Pidgeot, dovrebbero già detto. La sua statistica migliore è la velocità. Sotto la velocità c'è l'attacco fisico. Quindi, sì, abbastanza forte. Fulmine non gli fa abbastanza. E tre lama. Vabbè, può far tentennare, ovvio. Ma perché tra tutte proprio a tre lama? È speciale come mossa. Vabbè, non importa, non importa. Allora, 800 di esperienza. Quello è l'unico lato positivo. Da un casino di XP. Allora, andiamo. Cosa mi ha toccato? Era una casella. Sta a vedere ora esce. È allo stesso livello di Rapidash, voglio dire. È lo stesso livello di Rapidash. Ed esce. Vabbè, ha spiccato un Ultra Ball, non importa. Se ora mi esce Shiny, davvero dovrò catturarlo. Esce Shiny? No. Ok. Ultimo di tutti questi allenatori. Forza. Comunque.
Comunque, allora, in questo settore, in questo cosino piccino di terra, in terra di erba, si può trovare solo Pokémon cioccolante, se non erro. A parte, vabbè. Allora, di Pokémon si può trovare Dodrio, Doduo, Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, e vabbè, Rattata e Ratti, quelli sono ovvi. Però, parlando di Slagma, Pokémon della seconda o terza gen, non mi ricordo. Della terza gen, mi sembra, no. Della seconda, non mi ricordo se è seconda o terza gen, non me lo ricordo proprio. Comunque, livello 49, wow. Farfetch, ancora, no. Mi sa che devo levarli dalla squadra. Appena raggiungono 49 devo levarli, perché se no guadagnano troppa esperienza. Cavolo. No, non faccio lo stesso errore mille volte, basta. XP. Finalmente li andranno solo a lui. Ecco, dovrebbe scintare. Proprio wow. Fulmina ancora. Mi avrebbe scioccato, wow. Con quella profondità. Comunque, dicevo, appena raggiungono il 49 devo levarli. Comunque, a parte di Slagma, nella versione oro e argento si trovava qui, in questo punto, Soul Silver ovviamente e Heart Gold. Si trovava in questa zona specifica, solo qui, in tutto il gioco. Comunque, ok. E direi che abbiamo fatto, perché sì, siamo a più di un'ora. Io ovviamente avrò diviso gli episodi. Ho fatto il 18, il 17 e il 16 in un episodio, mamma mia. Ora ovviamente dovrà toccare a questo qui il percorso 21. Però prima dovrò fare il percorso 19 e il 20. Poi mi sa farò le isole spumarine in un episodio a parte, perché le isole spumarine sono lunghe, ma davvero lunghe. Farò il 20 e il 19 nel prossimo episodio. Poi isole spumarine. Se ci sta tutto faccio le isole spumarine e l'ultima parte del percorso 20 insieme. Poi raggiungo l'isola cannella, faccio il percorso 21 e poi finalmente posso esplorare l'isola cannella. E praticamente avrò finito. Poi farò la palestra e poi basta. Sì, bene. Quindi nel prossimo episodio faremo il percorso. Un attimo, scusate, mi sono di nuovo perso. Il percorso 19. Quindi direi al prossimo episodio. Ciao!